La vera pacchia, quella dei caporali che sfruttano i migranti per i lavori agricoli, sta per avere fine e la parola basta è arrivata per la prima volta proprio da Foggia, luogo simbolo dopo i due incidenti stradali che hanno provocato 16 morti, tutti lavoratori di origine africana impegnati in queste settimane nelle raccolte stagionali e proprio loro sono scesi in piazza al grido di mai più schiavi, rivendicando i diritti fondamentali e basilari di ogni lavoratore. Abbiamo sfidato questo strapotere, costruendo uno sciopero dove per la prima volta nessuno è andato a raccogliere i pomodori, dove per la prima volta uomini e donne, sfidando lo strapotere della grande distribuzione organizzata, sfidando lo strapotere dei padroni, sfidando lo strapotere dei caporali, sfidando lo strapotere di chi ha vissuto nelle sale ghiacciate dei convegni, che non hanno mai sporcato mani e piedi in questi anni. Due i cortei per dire no al caporalato, uno partito dall'ex ghetto di Rignano nel comune di San Severo, l'altro a Foggia. Tutti con in testa il berretto rosso, lo stesso che i braccianti indossano nei campi come unica protezione dal sole. Caporalato e sfruttamento, anche il governo ha intenzione di dire basta e lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La legge sul caporalato c'è, è una legge che non viene completamente, integralmente applicata. Quindi dovremo prima lavorare alla completa applicazione di quella legge. Dovremmo, diciamo, ai vari livelli intervenire per rafforzare il quadro delle tutele che sono già in qualche modo previste in quella legge. Non ci sono solo tutele penali, ma ci sono vari incentivi contro il lavoro nero, non solo a carattere penale. Sul fronte delle indagini i magistrati hanno individuato 6 aziende, 5 pugliesi e una molisana, dove le vittime avrebbero prestato servizio prima dei 2 incidenti stradali. 7 di queste erano regolarmente assunte, per gli altri si indaga per verificare se siano stati sfruttati o meno dai caporali.